Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di 5 casi di avvistamenti di UFO in Italia ancora inspiegabili. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Primo avvistamento. Era il marzo del 1945, quando in Friuli, durante una notte apparentemente tranquilla, l'intero equipaggio di un bimotore Vaston del 55° squadrone cacciabombardieri della RAF, di stanza a Forlì e di rientro da una missione sulle Alpi, osservò sei sfere di fuoco apparentemente grandi 3 volte la luna, perfettamente allineate tra loro, emananti un bagliore rosso intenso come di ferro incandescente. L'aereo dovette effettuare molte manovre per evitarle e la presenza di quegli oggetti causò molti problemi agli strumenti di bordo. Questo fu uno dei tanti avvistamenti definiti Foo Fighters, un mistero della Seconda Guerra Mondiale. Secondo avvistamento, il 27 ottobre del 1977, alle ore 17:48, nei pressi dell'aeroporto militare di Cagliari-Elmas, gli equipaggi di 3 elicotteri del 21° gruppo squadroni Orsa Maggiore dell'Aviazione Leggera dell'Esercito, impegnati in un normale volo di addestramento, poterono osservare una specie di cerchio molto luminoso di colore arancione intenso, simile anche questa volta a metallo incandescente, muoversi ad alta velocità nella loro stessa direzione e alla loro stessa coda. Alle 18:35 l'avvistamento fu registrato anche dalla torre di controllo. L'UFO poi scomparve nei cieli a grandissima velocità, dopo essere stato osservato anche da terra da una decina di testimoni tra civili e militari. 2 mesi dopo, il Ministero della Difesa affermò che si era trattato di un aereo militare in addestramento. Ma possibile che abbia ingannato piloti addestrati, personale addetto alla torre di controllo e persino altri militari testimoni dell'evento? Terzo avvistamento. Nell'aprile del 1937, alle 2 di notte, 2 agenti delle imposte che si trovarono nei pressi dell'attuale aeroporto di Capodichino, presso San Pietro a Pitierno, a Napoli, sentirono alcune grida provenire da lontano e si voltarono nella stessa direzione, illuminando l'area con una torcia. A circa 50 metri poterono vedere un oggetto che si innalzò da terra a forte velocità, dalla forma del classico disco volante dal diametro di 25 metri circa. L'oggetto, che emanava una forte luce biancastra, si diresse verso il Vesuvio lasciandosi dietro una strana scia luminosa. Ovviamente l'avvistamento traumatizzò gli agenti, che restarono increduli e terrorizzati allo stesso tempo. Quarto avvistamento. Il 2 luglio 2008, quindi relativamente vicino a questo avvistamento, nei pressi del Monte Bianco, Gnod, Aosta, un pilota di Aliante osservò un oggetto bianco avvicinarsi rapidamente alla sua posizione, dal basso verso l'alto. Aveva una forma sferica con 2 appendici cilindriche nella parte inferiore ed era largo circa 2,5 metri. Il pilota chiamò la base di Aosta per chiedere se risultassero altri velivoli in volo in quello stesso momento, ma la risposta fu negativa. Poi l'oggetto passò sopra l'Aliante e si allontanò rapidamente. Grazie al dispositivo GPS presente sul mezzo del testimone, fu possibile registrare i movimenti dell'Aliante e ricostruire le dinamiche dell'evento, che farebbero escludere meteoriti o altri oggetti di origine naturale. Quinto avvistamento. Presso Pescara, il 15 giugno del 1993, un comandante dei Vigili del Fuoco, in una relazione prodotta per il Ministero dell'Interno, dichiarò che mentre stava svolgendo l'attività di istruttore di volo a bordo di un elicottero AB-412 con altri 4 piloti, all'improvviso notò un oggetto che gli veniva addosso e che riuscì ad evitare solo grazie ad una difficile manovra. L'oggetto misterioso era alto 1,3 metri, con sembianze umanoidi. Sembrava un piccolo scafandro con un globo al posto della testa, aveva gli arti inferiori molto, diciamo, abbozzati, di colore giallo ocra, e 2 grandi occhi
ovali o comunque qualcosa che somigliavano a due grandi occhi. L'oggetto avanzava controvento e saliva rapidamente di quota. Dopo qualche secondo, l'umanoide, o quello che era, si allontanò velocemente dall'elicottero. La torre di controllo, prontamente informata dell'evento, dichiarò che l'oggetto non era visibile ai radar. Ci sono moltissimi altri avvistamenti di UFO nei cieli dell'Italia ogni giorno. Alcuni di questi sono certamente di origine umana o naturale, per altri invece l'origine del fenomeno rimane ignota e non determinabile. I cinque casi sopra citati sono un esempio storico di una realtà che probabilmente è sempre esistita. Spero che l'argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.